cosa significa per te fare ritratti all'interno del Caffè Meletti e non il tuo studio? Il Caffè Meletti è un pezzo del cuore della città, ma anche cuore della mia storia, un pezzo della mia storia. Mia nonna abitava qui di fronte, mi raccontava già, da piccolo ho vissuto il centro storico, già nel clima della scolarità sul sincero. E l'incontro che facciamo da Venezia, cioè di persone che si prestano a un ritratto, è una ripetizione di un evento che è stato già nel 2006 e che è venuto successo. Mi è stato riproposto e si potrebbe continuare all'infinito, perché Ascoli, forse l'Ascoli più vera, è fatta dalla gente, dalla piccola gente. Ascoli è un grande paese, un grande cuore, un spirito di città. È la gente che fa la città, il carnevale, personaggi noti e non, infatti si chiama la proposta dell'evento. Quindi fare il ritratto, poi il ritratto è la storicizzazione di una persona attraverso la sua fisionomica, lo scavare dentro la sua psicologia, la sua morale, già dalla antica Grecia fino ad oggi. La parte più importante per me, la parte che contraddistingue un pittore, la capacità, è quella di saper fare un ritratto. Sono sempre stato attratto da questo genere di pittura.